Se uno impara ad amare gratis, impara l'amore vero. Perché se tu, Matteo, amerai lei gratis e le darai tutto, e lei userà lo stesso metro di misura, ti restituirà tutto, con una differenza, che non vi sentirete egoisti. In realtà, la parola di Dio non è nient'altro che una storia d'amore straordinaria, una storia di gratuità straordinaria. Io vi auguro di amarvi a vicenda come ci ha amato Gesù. Diventare vostro questo messaggio. Per amare veramente dovete imparare, oltre che a perdonare, ad essere gratuiti, perché la gratuità è la cosa più straordinaria che esista. Io Matteo accolgo te, Stefania, come mia sposa. Io Stefania accolgo te, Matteo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Thank you.